convegno e devo dire ha avuto anche del bel coraggio, perché portarsi il pillon di questo tempo non è facilissimo. Il fatto è che un parlamentare che prima di fare il parlamentare faceva l'avvocato di provincia, come amo definirmi, debba girare con la scorta perché ha osato proporre un disegno di legge, secondo me ci dice qualche cosa di pericoloso e che forse dovremmo ragionare un secondo. Quindi onore al merito al professor Rimini, al professor Granelli e all'Università di Pavia, che hanno avuto il coraggio di tenere aperte le porte del dialogo, perché se non parliamo e se non comunichiamo sarà ben difficile che la produzione normativa raggiunga la qualità necessaria. Io sono di fresca nomina, non è, sì, è un anno e poco più che sono in Senato, e ho chiesto quindi ai miei predecessori se era normale che per un disegno di legge si facessero 6 mesi di audizioni con più di 120 realtà audite, ma hanno detto che non hanno mai visto una cosa del genere. Abbiamo voluto ascoltare davvero tutti, perché la materia che io pratico da 20 anni, forse qualcuno di voi anche da più del doppio di me, qualcuno un po' di meno, ma è una materia, lo sappiamo, stupenda, straordinaria, appassionante, ma anche molto delicata, nella quale bisogna entrare davvero in punta di piedi. Allora la linea che ci siamo voluti dare è proprio quella di entrare in punta di piedi. Nello stesso modo però era necessario dare un segnale forte, perché in Italia molto spesso, proprio per evitare questo tipo di situazioni, si fanno delle mezze riforme, dei quarti di riforma. Allora, noi siamo convinti che la situazione del diritto di famiglia e in particolar modo nell'equilibrio della separazione e del divorzio che hanno coinvolto i figli minori sia una situazione da riformare, perché così come è oggi non va bene. È vero che sulla carta l'Istat continua a dirci che più del 90% degli affidi è condiviso, ma se dietro all'espressione affido condiviso si nascondono i 2 pomeriggi a settimana e un weekend ogni 2, che molto spesso in alcuni tribunali comincia dal sabato e i 2 pomeriggi a settimana sono dalle ore 15 alle ore 18, quello non è un affido condiviso. Quello è un affido materialmente esclusivo, che ha un nome di un RIS diverso. Allora dobbiamo cominciare a capirci sulle qualificate che uscirà dai lavori, sia il più possibile raffinato, sia il più possibile migliorato, in modo che tutte le obiezioni sensate che ci sono state fatte trovino una risposta. Poi sulle obiezioni insensate, perché io devo andare a spiegare la differenza tra residenza e domicilio, e quando mi dicono che fare il doppio domicilio è un obbrobrio, quando semplicemente c'è scritto il doppio domicilio riguarda le comunicazioni scolastiche, le comunicazioni del medico, le comunicazioni importanti che devono essere indirizzate a tutti i due genitori, mi dovete spiegare in che cosa sarebbe discriminato qualcuno se il figlio ha il doppio domicilio per le comunicazioni. Ma voi siete esperti di diritto di famiglia, non c'è bisogno che ve lo spieghi, ma qualcuno invece strumentalizza l'espressione doppio domicilio per dire il genitore farà del figlio un pacco postale. Sapete benissimo a che cosa ci stiamo riferendo. Allerta, allerta che cammina, io sempre in libertà.
entrare. Fateci entrare! Adesso fateci entrare! Fateci entrare! Adesso fateci entrare! Tetto News, l'essenza della notizia. Oh.